Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Mara Venier con il cuore a pezzi, commenta le immagini scioccanti provenienti dalle Marche, dopo l'alluvione che ha provocato morti e dispersi. L'estate è finita e la maggior parte degli italiani è ritornata alla vita di sempre, dopo le meritate vacanze. Anche i palinsesti televisivi hanno ripreso dove avevano lasciato, dando inizio alle nuove stagioni dei programmi più amati, come Domenica in. Mara Venier è tornata alla conduzione del contenitore della domenica pomeriggio e nella recente puntata non è riuscita a non dedicare alcune parole alla tragedia che nei giorni scorsi ha travolto le Marche, con la terribile alluvione che ha ucciso molte persone. Mara Venier e il pensiero per le Marche. Domenica in è uno dei programmi storici della Rai e Mara Venier è una delle conduttrici più amate. Il connubio è perfetto, soprattutto quando ci sono cose che fanno male e che scioccano le persone. Zia Mara è riuscita a dimostrare tutta la sua vicinanza e la sua sensibilità rivolgendosi a chi ha subito in prima persona i danni e le perdite di questa sciagura del maltempo. Siamo vicini alle famiglie colpite da questo disastro, che hanno subito dei lutti per colpa alluvione, ha esclamato la conduttrice, prima che la regia mandasse in onda le immagini che mostravano le conseguenze della fortissima pioggia arrivata sulle Marche nei giorni scorsi, tratte dai vari telegiornali. L'alluvione che ha colpito le Marche ha fatto anche delle vittime. Tra i dispersi purtroppo anche Mattia, il bambino di 8 anni. Strappato dalle acque dalle braccia della sua mamma. Una scena che appena raccontata, ha spezzato il cuore di tutti. Dopo aver visto il padre di Mattia, con gli occhi lucidi parlare del suo bambino, Mara visibilmente provata, ha fatto sapere di sperare che il desiderio di questo padre disperato, che vuole riabbracciare suo figlio, possa avverarsi. Poi ha aggiunto: permettetemi di dire che queste cose non devono succedere mai più. 11 sono state le vittime e ci sono ancora 2 dispersi, tra cui quel bambino di soli 8 anni, ha sottolineato la conduttrice di Domenica in. Ancora una volta Mara Venier è riuscita ad essere empatica e ad esprimere il sentimento comune di molti telespettatori che in questi ultimi giorni hanno osservato con sgomento le immagini provenienti dalle Marche. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.